Anche quest'anno migliaia di appassionati si ritrovano lungo i tornanti dei quattro passi dolomitici per eccellenza. Sella, Pordoi, Campolongo e Gardena sono lo spettacolare scenario della 12ª edizione del Sella Ronda Bike Day, la grande festa della mobilità sostenibile che riserva per un giorno le strade più belle del mondo solo ai ciclisti. Il tracciato conta 58 km da pedalare rigorosamente in senso antiorario. La pendenza media è intorno al 7%, con una punta massima dell'11%. Siamo nel centro di Selva, saremo tutti pronti per partire per farci un bel giro su per i passi. Oggi, ahimè, il tempo è un po' meno bello, però ho visto anche tanti che si divertono lo stesso. Vediamo se mi metto a pedalare, c'è un po' di raffreddore, quindi penso proprio che non farò tanti chilometri. Un esperto che abbiamo già conosciuto nella passata edizione, specialista nelle discese veloci e pioniere nello sci alpino italiano in gare di discesa libera e supergigante. Peter Rungaldier è originario di questa zona e adora la bicicletta proprio come la sua terra. Mentre attendiamo di capire se Peter partirà o meno per questa 12ª edizione, approfittiamone per farci guidare da un esperto di questa meta ciclosportiva che ha attratto oltre 3.000 ciclisti provenienti da tutto il mondo. Andando per la villa c'è la Gran Risa, dove tuttora fanno la Coppa del Mondo di gigante e dove ho corso pure io. Passando per il Passo Gardena si intravede la partenza della CIR, una discesa femminile nel 70 che poi è stata adoperata per gare giovanili, eccetera. Una pista stupenda. Un po' più avanti, o meglio dire quando parto da casa, già sono vicino alla Saslong, la mitica discesa libera di Coppa del Mondo, ed era un'emozione e ora i ricordi emozionano. E nel frattempo l'incognita, oltre al meteo incerto, è se sia più grande la passione per la bicicletta o per le montagne. Ogni anno al Sella Ronda Bike Day ci sono tante emozioni, più che altro perché incontri tanti ciclisti appassionati che non si capisce se sono più appassionati della bici o della montagna. È la giornata dove le macchine non possono passare. C'è la chiusura dalle 9 alle 3 di pomeriggio e libero veramente a chi vuole andare e star tranquilli, anche chi va a piedi. Ci si accorge quando c'è silenzio quanto è bella la natura. Abbiamo la possibilità ogni anno di andare, una volta la facciamo più veloce, una volta un po' più piano, però il divertimento è quello di guardarsi in giro, ammirare la bellezza della natura e delle montagne. Con gli sci in discesa libera devi essere concentratissimo perché il rischio è alto e poi hai tempo 2 minuti dove devi dare tutto quello che hai. Invece la bicicletta ti dà il tempo di riflettere, di pensare alle tue cose e quindi rilassarti. Le montagne sicuramente sono le stesse di quando ero piccolo, però ora me le godo un po' di più, me le guardo un po' di più e le ammiro di più. Pensandoci bene, l'amore per la bicicletta, per le Dolomiti, non resisto, mi sa che un piccolo giro me lo faccio. D'altronde, come darti torto, siamo in uno dei paesaggi naturali più belli del mondo, le Dolomiti, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale. Per gli appassionati del bike tourism, questo è un paradiso naturale unico in una giornata di passione non competitiva. Nessun pettorale,
nessun tempo cronometrato, nessun primo arrivato. Solo la magia di scivolare sui sinuosi tornanti, con solo i suoni della natura nelle orecchie.